Cari amici, ben rivisti e ben ritrovati nel video di oggi, dove vediamo la mia nuova navicella spaziale. E la vediamo tra poco. Per accendere questo soffiatore è necessario premere il pulsante di accensione per circa 3 secondi. Una volta premuto il pulsante di accensione si accenderà il quadro LED. Premendo nuovamente il pulsante di accensione il motore inizierà ad attivarsi. I due riquadri LED indicano lo stato della batteria. È possibile aumentare la potenza dell'attrezzo attraverso queste frecce. La potenza può essere aumentata anche mentre è in funzione. Il pulsante turbo inizierà a funzionare soltanto dopo aver premuto il pulsante di accensione. Il pulsante turbo può essere premuto per al massimo 15 secondi. Questo simbolo diventa blu nel caso si dovesse collegare a delle batterie Bluetooth che però non possiedo. Questo attrezzo funziona attraverso due batterie da 20 volt. L'incastro delle batterie è piuttosto solido. Attraverso le batterie può essere poggiato sia orizzontalmente che verticalmente. Questi simboli hanno un significato ben preciso. Leggere il manuale delle istruzioni prima della messa in funzione, osservare le misure di sicurezza impartite dal libretto delle istruzioni, fare attenzione a oggetti che possono essere proiettati in aria, tenere i presenti lontano dall'apparecchio, togliere la batteria prima di effettuare interventi di manutenzione, non usare l'apparecchio con pioggia o umidità, indossare gli occhiali di protezione, indossare una protezione acustica, perché questo attrezzo raggiunge circa i 96 decibel. Questo attrezzo viene fornito con una tracolla che ha un solo gancio. La tracolla può essere comodamente regolata. Possiede dei bellissimi innesti in plastica per renderla meno scivolosa. Il moschettone può essere sganciato immediatamente. Il colore è rosso perché questo è un dispositivo di sicurezza. La tracolla deve essere agganciata in questo occhiello in metallo. La tracolla deve essere posizionata su una sola spalla. I minori di 16 anni non possono utilizzare l'apparecchio senza la sorveglianza di un adulto. È vietato l'utilizzo dell'apparecchio in ambiente umido. Non è possibile utilizzare l'apparecchio senza tracolla. Questo utensile è dotato di un bellissimo motore brushless. Questo motore ci permette di raggiungere 800 metri cubi d'aria l'ora e raggiunge la velocità impressionante di circa 250 km orari. Il numero di giri varia tra 9.000 e 18.000 al minuto, mentre raggiunge una velocità incredibile di 24.500 giri al minuto nella modalità turbo. Viene fornito con un tubo di soffiaggio, una prolunga e una bocchetta piatta. Il tubo di soffiaggio possiede una bellissima clip in plastica rigida. Può essere ancorato all'utensile attraverso un incastro. La prolunga e il bocchettone possono essere fissati attraverso questi binari. È indifferente il lato in cui si inizia a inserire la prolunga o il bocchettone. Una volta raggiunta l'altezza desiderata sarà sufficiente una rotazione in senso orario. Fino al click. Il binario possiede 4 posizioni. Con la bocchetta larga che ha un effetto ventaglio si raggiunge la massima velocità dell'aria. In caso di manutenzione sarà sufficiente svitare 4 viti, estrarre la griglia e pulire l'attrezzo. Nonostante lo abbia usato pochissimo si è già riempito di polvere. All'interno troviamo un dissipatore per la scheda elettronica e la possibilità di smontare la ventola, perché nella parte opposta il motore brushless ha un perno di blocco. Le prese laterali non hanno soltanto una funzione estetica, ma convogliono l'aria all'interno di questa seconda camera, dove continua con una certa profondità il dissipatore a causa del suo spessore. Bene, adesso apriamolo e vediamo com'è fatto. Davvero ben ordinato ed essenziale. Ecco finalmente che abbiamo accesso all'eiettore che crea l'effetto Venturi. All'uscita di questo cono, infatti, c'è un aumento della velocità ma una riduzione della pressione. La asimmetria tra le alette posteriori e quelle frontali crea una sorta di vortice. Possiamo infine vedere il motore brushless in tutto il suo splendore. Questo è il blocco sul motore di cui vi parlavo.
Nella parte posteriore c'è una comoda asola per appenderlo al muro. L'utensile è ben bilanciato e resta già così in equilibrio, nonostante due batterie da 4A. Tuttavia, afferrandolo con una mano, il peso si sposterà verso dietro, ma se lo accendiamo, la forza stessa dell'aria lo riporterà in equilibrio. Bene, facciamo qualche test e vediamo come se la cava. Cari amici, veniamo al dunque di questo video e vi dico cosa penso di questo utensile. Esteticamente è forse tra i più belli che ha mai fatto Parkside. Per ottenere la sua massima efficienza bisogna estendere il tubo al massimo, quanto più vicini all'oggetto che dobbiamo spostare. Utensili che hanno circa 10 km orari in più di questo vengono venduti a circa 169 euro, quindi per 59 euro ci portiamo un utensile veramente performante a casa. Grazie Parkside! Dalle registrazioni che ho fatto forse non si capisce quanto è potente quest'utensile, ma vi assicuro che mi ha soddisfatto appieno. Io principalmente lo userò per spolverare, ma va benissimo anche per soffiare foglie, per togliere ragnatele o semplicemente per togliere la polvere. Cari amici, spero di avervi regalato qualche informazione in più. Vi mando un caro saluto e un caldo abbraccio, salutandovi al prossimo progetto. Ciao ragazzi!